A partire quindi da un modello architettonico del tutto identico a quello precedentemente visto con solo piani deformabili, abbiamo generato il modello strutturale. Una volta generato il modello strutturale, poi sono stati inseriti gli svincolamenti. Attiviamo la visualizzazione soltanto per assi, quindi disattivando quella per superfici. Attiviamo la vista degli assi pigiando il tasto F4 della tastiera. Selezioniamo quindi il link rigido di collegamento tra le pareti ortogonali che vogliamo svincolare. Notiamo come una volta selezionato il link compaia l'asse locale del link stesso. Questo ci servirà per orientarci, per capire quale nuova tipologia di vincolo deve essere data all'asta affinché avvenga questo svincolamento. Di default, nella scheda proprietà, nella sezione vincoli, troveremo incastro. In questo caso, volendolo svincolare, vorremmo inserire una cerniera nel nodo tra le due pareti, sostanzialmente. Essendo dalla direzione dell'asse locale, vediamo che il nodo che vogliamo svincolare è il nodo finale dell'asta che abbiamo selezionato. Quindi sarà necessario inserire un nuovo vincolo a incastro cerniera. Lo faremo quindi per tutte le aste oggetto dello svincolamento. E a questo punto possiamo andare ad impostare i parametri di calcolo. Per poter confrontare i risultati delle diverse analisi, anche in questo caso i parametri di calcolo sono rimasti invariati. In particolare possiamo vedere anche quelli dell'analisi statica non lineare. Prima di eseguire l'analisi è necessario fare qualche considerazione rispetto agli svincolamenti. I modelli strutturali spaziali, come quelli che normalmente analizziamo, sono caratterizzati da un grado elevato di plasticità interna. La presenza di svincolamenti ne abbassa il numero. In generale, per analisi lineari, non sussistono eccessivi problemi, a meno che ovviamente non si raggiunga la labilità. Ma nel caso di analisi statica non lineare, come quella che ci accingiamo a fare, al primo passo della curva di capacità, gli elementi che vanno già in crisi per analisi, per azioni gravitazionali, vengono svincolati totalmente o parzialmente a seconda del tipo del meccanismo di rottura o di collasso oppure di danneggiamento, riducendo quindi ulteriormente il grado di plasticità interna. Questo comporta un rischio di labilità globale che possiamo non aver considerato analizzando il solo modello statico lineare. Possiamo quindi eseguire l'analisi. Per prima cosa andiamo a vedere i risultati dell'analisi modale. Attiviamo quindi la deformata e possiamo subito vedere che il periodo proprio della struttura è aumentato ulteriormente, e anche questo è in accordo col fatto che la struttura rispetto al caso precedente è ancora più deformabile. Attiviamo la visualizzazione dall'alto per avere un'idea più chiara di cosa sta succedendo e notiamo che principalmente il primo modo di vibrare è relativo soltanto alla porzione più alta, alla torretta dell'edificio. Questo è normale dato lo svincolamento che abbiamo inserito. Inoltre ancora di traslazione lungo X. Andando ad analizzare le deformate successive, vediamo che anche la seconda implica la movimentazione principalmente della parte più elevata dell'edificio, lo possiamo anche verificare dalla massa mobilitata che è comunque in percentuale piuttosto bassa, mentre già col terzo modo di vibrare iniziamo a vedere una traslazione anche nella parte restante dell'edificio. E così via, analizzando i moti successivi. Inoltre, notiamo che rispetto ai casi precedenti, questa volta sono necessari ben 12 modi di vibrare per raggiungere l'85% della massa partecipante. Andiamo quindi a vedere anche la distribuzione delle masse, come abbiamo fatto per i casi precedenti, e notiamo ancora una volta che, così come deve essere, non sono stati creati dei nodi master, ma le masse generate sono sostanzialmente coincidenti con le masse generatrici. Possiamo quindi visualizzare i risultati dell'analisi statica non sismica. Di
particolare vediamo che i risultati sono rimasti sostanzialmente uguali a quelli del caso precedente, al quale si rimanda quindi per ulteriori considerazioni, così come per i risultati dell'analisi statica, l'analisi sismica con forze statiche equivalenti, dove se andiamo a vedere i coefficienti di sicurezza, ancora una volta sono uguali a quelli del caso precedente. Quindi possiamo passare alla valutazione dei risultati dell'analisi statica non lineare che si ritiene essere di maggiore importanza. Andiamo quindi a vedere le curve di capacità e apriamo la tabella riassuntiva andando quindi ad ampliarla. Richiamiamo anche i risultati dell'analisi precedente e andiamo a valutare come sono cambiati i coefficienti. Otteniamo quindi un netto miglioramento nel caso B più X ed un peggioramento sostanziale nel caso B più Y, tanto da fornire il minimo coefficiente di sicurezza. Andiamo ad indagare sui motivi che comportano un così netto miglioramento nel caso B più X. Chiudiamo quindi le caselle di riassuntive del coefficiente di sicurezza. Ci portiamo nella scheda risultati. Per semplicità possiamo anche attivare la visualizzazione per superfici. Dopodiché attiviamo anche la visualizzazione delle curve di capacità e può essere utile andare sul report e andare a indagare la storia evolutiva. In particolare, vediamo, andando a zoomare, possiamo vedere quali sono i maschi o gli elementi comunque che hanno portato alla formazione del meccanismo di rottura della struttura all'ultimo passo della curva. In particolare, alla fine dell'ultima curva, abbiamo che il termine ultimo complanare è raggiunto dalle aste indicate in rosso. Andiamo quindi a selezionarle. È possibile farlo dalla scheda struttura trova e andiamo ad applicare un filtro per ID. In particolare dovremo selezionare l'asta 173, l'asta 184 e l'asta 236. Quindi scorriamo in basso. Selezioniamo anche quest'asta, facciamo applica e a questo punto possiamo selezionarle tutte e risaltarle. Notiamo che questi elementi sono tutti posti al piano primo e sono delle pareti di controvento in quanto la spinta avviene nella direzione X nel caso che stiamo considerando. La crisi di queste pareti di controvento poste al piano inferiore rispetto al punto di controllo fa sì che la curva di capacità termini con un ampio tratto plastico, così come possiamo vedere dall'immagine. Analizziamo invece il meccanismo con il quale arrivava a rottura il modello con i soli piani deformabili, quindi torniamo al modello precedente. Analizziamo le curve di capacità, risultati, e torniamo di nuovo, sempre per la distribuzione B più X, al report e dopodiché storia evolutiva. Andiamo a zoomare. E scendiamo fino all'ultima sottocurva creata dal programma. I casi e gli elementi che questa volta fanno sì che termini la curva di capacità sono quelli evidenziati in rosso. Come nel caso precedente, andiamo a selezionarli. Vediamo quindi che gli elementi che portano al collasso della struttura sono posti nello stesso piano del punto di controllo. Questo fa sì che lo spostamento ultimo che sviluppa la struttura sia inferiore rispetto al caso precedente. Torniamo adesso di nuovo al caso del modello con piani deformabili e svincolamenti che stavamo precedentemente analizzando.
Quindi abbiamo giustificato il fatto del miglioramento della distribuzione P più X e possiamo adesso ipotizzare un intervento per migliorare le caratteristiche globali della struttura. In particolare ipotizziamo l'inserimento di catene all'ultimo piano dell'edificio. Apriamo quindi il modello nel quale è stata inserita la presenza delle catene. Analizziamo quindi il caso in cui sia stato effettuato un intervento per migliorare il comportamento globale della struttura. In particolare, in questo caso sono state inserite delle catene all'ultimo piano, così come possiamo vedere dall'immagine. In giallo troviamo la posizione delle catene. In particolare, vediamo che la posizione è molto vicina al perimetro della struttura. Per questo potremmo considerare che l'effetto della presenza delle catene sia quello di una precompressione al piano, sulle fasce di piano. Una volta quindi che è stato creato il modello strutturale, sarà sufficiente selezionare le fasce di piano interessate dall'intervento, così che dalla scheda delle proprietà potremo andare a selezionare interventi, altri interventi, selezioniamo precompressione. E a questo punto possiamo inserire il valore della tensione dovuta alla precompressione. Questo valore possiamo inserirlo sia orizzontalmente che verticalmente. In questo caso inseriremo un valore di precompressione orizzontale. In pratica dobbiamo considerare il fatto che per tener conto dell'intervento che è stato progettato, dobbiamo inserire in un modello strutturale l'effetto dell'intervento, come in questo caso per l'appunto la precompressione che andrà a migliorare le condizioni delle fasce. E in più, se vogliamo tenerne conto anche per valutare l'effetto che ha sull'eventuale formazione di meccanismi di danno locali, dovremo andare ad inserire le catene come intervento nel modello cinematico, cosa che vedremo successivamente. Adesso quindi possiamo impostare i parametri di calcolo, che anche in questo caso sono gli stessi per le analisi precedenti, in maniera tale da poter poi confrontare i risultati, e possiamo quindi a questo punto eseguire le analisi. Una volta quindi eseguite le analisi, possiamo andarle a visualizzare i risultati. Partiamo quindi dalla modale, disattiviamo la visualizzazione per superfici e attiviamo quindi la deformata, attivando la visualizzazione dall'alto. Vediamo come effettivamente rispetto al caso precedente non si è cambiato niente, ma questo potevamo aspettarcelo in quanto effettivamente non abbiamo fatto altro che aggiungere una forza di precompressione ad alcuni elementi. Quindi ancora una volta saranno necessari 12 modi di vibrare per raggiungere l'85% della massa partecipante e notiamo come i primi modi di vibrare siano relativi soltanto all'ultimo piano dell'edificio. Andiamo quindi a visualizzare i risultati dell'analisi, partiamo dalla statica non sismica. Riattiviamo la visualizzazione per superfici e giriamo il modello così da avere una vista più chiara. Attiviamo quindi la leggenda e vediamo come nel caso della pressofressione complanare le fasce poste all'ultimo piano, che prima erano elementi critici per la struttura, adesso soddisfano le verifiche, mentre le fasce ai piani inferiori e ancora una volta alcuni maschi murari del piano primo continuano a non soddisfare le verifiche. Visualizziamo quindi anche la tabella riassuntiva dell'analisi statica non sismica e vediamo come effettivamente rispetto al caso precedente la situazione non sia cambiata molto, se non che abbiamo un leggero miglioramento della situazione in funzione del fatto che sono aumentati il numero di elementi che soddisfano le verifiche a pressofressione complanare e a taglio per fessurazione diagonale, ovvero le fasce oggetto dell'intervento. Anche per il caso dell'analisi sismica con forze statiche equivalenti, possiamo osservare come i coefficienti di sicurezza rispetto al caso precedente non siano variati eccessivamente. Quindi valgono ancora tutte le considerazioni fatte in precedenza.
Ciò che invece è di nostro interesse è valutare come effettivamente sia cambiato il comportamento globale della struttura e lo possiamo fare valutando i risultati dell'analisi statica non lineare. Andiamo quindi a vedere le curve di capacità, disattiviamo alcuni elementi così da facilitarne la visualizzazione. Richiamiamo quindi la tabella riassuntiva delle curve di capacità. Mostriamo tutti i coefficienti e richiamiamo quella dello stato attuale. Notiamo che dal passaggio dallo stato attuale allo stato di progetto notiamo un miglioramento globale della struttura. Lo dimostra il fatto che il minimo coefficiente di sicurezza è passato da 0,435 a 0,455. Inoltre, notiamo due altre cose importanti. In primo luogo, la distribuzione più gravosa in questo caso non è più la B più Y, ma è tornata ad essere la B più X. Ed inoltre, nel caso della distribuzione E più X, notiamo una diminuzione del coefficiente di sicurezza. A questo punto, quindi, può risultare interessante andare ad indagare le motivazioni per il quale, nel caso E più X, abbiamo una riduzione del coefficiente di sicurezza. Infatti passiamo da uno 0,65 nel caso attuale a uno 0,505 nel caso dello stato di progetto. Visualizziamo quindi la curva nello stato di progetto relativa alla distribuzione E più X e per confrontarla richiamiamo anche la curva della distribuzione E più X dello stato attuale. Confrontandole notiamo che nello stato di progetto manca il tratto plastico che invece riscontravamo precedentemente nello stato attuale. Andiamo quindi ad indagare sulle modalità di collasso. Per farlo, come nel caso precedente, possiamo andare sulla scheda risultati, aprire curva di capacità, notiamo che siamo in E più X, andiamo sul report ed indaghiamo sulla storia evolutiva. Possiamo quindi zoomare. Allarghiamo la finestra e andiamo all'ultima sottocurva e vediamo quali elementi sono entrati in crisi ed hanno determinato la labilità della struttura. Come nel caso precedente, dal comando trova possiamo andare a filtrare questi elementi a seconda del proprio ID e così da poterli risaltare nella visualizzazione. Una volta selezionati i risultati degli elementi, notiamo che in particolare quelli che vanno in crisi all'ultimo tratto della curva sono tre conci dell'arco, che quindi subiscono uno svincolamento completo, mentre uno dei piedi dritti subisce un degrado e quindi uno svincolamento parziale. Questo comporta sostanzialmente l'innesco di un meccanismo di collasso caratterizzato da un breve tratto plastico rispetto al meccanismo di collasso del modello precedente. Abbiamo visto quindi come l'inserimento delle catene modifichi il comportamento globale della struttura, in termini in particolare di curve di capacità. Adesso però è interessante notare come l'inserimento delle catene fornisca anche un miglioramento del comportamento globale della struttura che possiamo riscontrare in termini di analisi cinematica. Per valutare l'effetto dell'inserimento delle catene nel modello cinematico, torniamo nel modello caratterizzato dai piani deformabili e svincolamenti, ma in assenza di catene, quindi in assenza della precompressione delle fasce, e creiamo un modello cinematico. Una volta creato il modello cinematico, a scopo puramente esempificativo, scegliamo un cinematismo, ad esempio ribaltamento semplice. Definiamo quindi la posizione della cerniera, ipotizzando i ribaltamenti di questo pannello e andiamo a selezionare i corpi che partecipano al cinematismo. Possiamo vedere se l'inserimento è andato a buon fine, come in questo caso. Notiamo che la verifica è già soddisfatta nello stato attuale, quindi in assenza di catene, però a noi interessa indagare effettivamente il miglioramento della struttura, quindi interessa vedere quanto aumenta il coefficiente di sicurezza. A questo punto quindi torniamo nel modello dello stato di progetto ed inseriamo le catene. Nel modello cinematico dello stato di progetto sono state quindi inserite le catene. Per inserirle abbiamo utilizzato il comando rinforzi,
inserisci catena, dopodiché è necessario specificare punto iniziale e punto finale della stessa. Se ne selezioniamo una, nella tabella proprietà possiamo vedere le caratteristiche dell'intervento. In particolare avremo le caratteristiche del tirante, quindi il diametro e la tensione di snervamento, le caratteristiche delle piastre, le caratteristiche di muro iniziale e muro finale, e tutti questi parametri concorrono alla definizione dei valori limite di trazione. Questi valori sono determinati a seconda del tipo di meccanismo di rottura che si innesca, ovvero quello caratterizzato dal minimo valore della forza di trazione. Avremo quindi il meccanismo di rottura per snervamento del tirante, per funzionamento della parete, per penetrazione che rappresenta sostanzialmente eccessivo schiacciamento della parete dietro la piastra e flessione del capochiave. In ogni caso andiamo a visualizzare i coefficienti di sicurezza relativi a questo cinematismo e richiamiamo quelli del caso precedente in assenza di catene. Notiamo un netto miglioramento della struttura, nonostante comunque questo cinematismo fosse soddisfatto già alle verifiche. In particolare vediamo che il coefficiente di sicurezza in termini di PGA, determinato come il rapporto fra la capacità in termini di PGA e la domanda in termini di PGA, passa da 1,26 a 1,72, mentre il coefficiente di sicurezza in termini di tempo di ritorno passa da 1,9 al valore limite di 5,21. Concludendo quindi in questo video abbiamo visto come la diversa modellazione delle tipologie di solaio comporta differenze sostanziali sul comportamento globale della struttura, ma questo potevamo aspettarcelo in quanto una diversa modellazione dei solai comporta oltre a una variazione di rigidezza, anche una variazione della distribuzione delle masse e quindi anche una variazione delle azioni che agiscono su ogni elemento strutturale. Inoltre, nell'ultima parte di questo video abbiamo potuto valutare l'effetto di un intervento sul comportamento globale della struttura. È doveroso ricordare come l'effetto dell'intervento si manifesti sotto diversi aspetti. In termini locali, come aumento di resistenza dell'elemento strutturale, come abbiamo visto precedentemente nelle fasce di piano. In termini globali, come aumento della capacità di spostamento della struttura, e l'abbiamo visto nell'aumento del coefficiente di sicurezza delle curve di capacità, e come prevenzione dei cinematismi, come abbiamo visto in quest'ultima parte del video. Per poterne apprezzare il contributo ai diversi livelli, gli effetti dell'intervento devono essere valutati parallelamente sia nel modello strutturale che in quello cinematico. In generale, date le agevolazioni sulla modellazione fornite dagli ambienti BIM, quali PCM, è sempre consigliabile effettuare diverse modellazioni con differenti interventi così da ottimizzare il progetto e valutare il comportamento globale della struttura nelle diverse fasi. Tutto questo comunque è stato possibile in quanto abbiamo considerato la catena pretesa. Questa pretensione si trasforma quindi in una sorta di precompressione all'interno delle fasce. Qualora la catena fosse stata lenta, non avremmo potuto considerare questo effetto benefico sugli elementi fascia. Inoltre abbiamo visto come un intervento consueto come quello dell'inserimento delle catene comporti sì un miglioramento globale dell'edificio, ma allo stesso tempo ne modifichi sensibilmente il comportamento, ad esempio come è accaduto nel caso della distribuzione E più X. Questo aspetto ci ricorda che il progettista deve valutare attentamente il progetto di consolidamento, in quanto un intervento che comporta benefici locali potrebbe contemporaneamente aggravare l'assetto statico di altri elementi strutturali più delicati, o, come nel caso in esame, caratterizzati da meccanismi di collasso poco duttili. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.